prima con Carlo Ancelotti, se invece una bella serata, molto familiare. Sì, molto familiare, e poi voglio fare anche un bel mercante in fiera. Ho fatto stampare delle carte apposta con tutte le facce dei giocatori. Ancelotti ha il desiderio di cantare Soldato innamorato. Ma lui anche quest'estate è stato un grande cantore, ha fatto cantare tutti quanti, era un karaoke vivente. Belle le parole di Ancelotti quando ha detto: difficilmente capita di vedere una società che ha tale equilibrio nei momenti complicati, no? Nella sconfitta, nella gestione delle sconfitte. Vabbè, ma noi queste sconfitte le avevamo messe nel budget, no? Avevamo detto addirittura, abbiamo parlato di 8-9 sconfitte, ne abbiamo avute molto, numero minore, dico, quindi siamo felici, siamo contenti. Del resto, quando si cambia, tu immagina una MG o una Ferrari quando cambiano un pilota di Formula 1, gli dà l'assicurazione, no? Devono mettere a punto la macchina, quello deve provare, deve dire funziona, mi sta bene, non mi sta bene, è pesante, è leggera. E questo si deve fare in tutte le varie fasi di qualunque sport. Presidente, hai la sensazione che oggi il Napoli è veramente una famiglia, è veramente un grande gruppo, proprio all'unanimità e tutti con in testa lo stesso pensiero, hai questa sensazione anche tu? Ma sai, per me era normale quando facevamo i film di considerare tutta la troupe, dall'ultimo al primo, dall'operaio al regista, agli attori, tutti assolutamente fondamentali. Siamo nella Suisse romande di origine francese, mentre invece Zurigo è un po' tedesca, un po' difficile, un po' ostica. Bel regalo Milik sotto l'albero. Un bel regalo Milik sotto l'albero, ma devo dire che Milik l'abbiamo sempre creduto fin dall'inizio, purtroppo non l'abbiamo potuto così verificare fino in fondo perché per due volte si è interrotto il suo cammino. La penultima, quanto ti darà sfizio, Presidente, viaggiare a lungo in Europa, anche se si tratta di Europa League? Ma sapete, io sono sempre stato contrario all'Europa League, però a furia di parlarne male, negli ultimi due anni alla UEFA si è mosso qualche cosa, per cui sono stati innalzati anche i riferimenti economici. Adesso arrivare fino alla fine può diventare interessante, e quindi siamo usciti dalla Champions, facciamoci questa Europa League. Adesso in Europa League sapete chi c'è? C'è l'Arsenal e c'è il Chelsea, quindi voglio dire, divertiamoci. Romantica la finale con il Chelsea di Sarri, romantica. Ma perché la finale? Casomai la semifinale. Ultima domanda, prego. Lei si prende la posizione. Io sì, sto aspettando lei. Ragazzi, è una conversa esclusiva. No.